È scoppiato un dramma sul trend ok 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 la la la. Quali celebrità sono ok 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 e quali la la la? Sono state fatte delle imitazioni shock. Le celebrità sono ok 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 e quali la 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 la? Questa ragazza ha deciso di fare un video per prendermi in giro. Che la mia idea era di fare una parodia di questa cosa. Sono volate delle accuse inaspettate. Questo video è completamente una presa in giro. Sì, è semplicemente una parodia in cui io non la prendo in giro. 6.000 commenti di soli insulti e video contro. Io non posso prendermi la colpa dell'odio che c'era già sotto il suo video. Voi state insultando una ragazza di 14 anni. Poi... Scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome. Benvenuti in questo nuovo nuovissimo appuntamento di TG Talk, il telegiornale più shock del web dedicato al fantastico magico mondo di TikTok. È scoppiato un drama sul trend ok 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 la la la. Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però, come sempre, vi ricordo, se ancora non l'avete fatto, di iscrivervi al mio canale. Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti e di fianco c'è anche una campanellina. Cliccate anche quella per non perdervi tutto quanto gossip, drama e il meglio e anche il peggio di TG Talk. Vi ricordo poi anche di seguirmi su Instagram, dove mi trovate come Fabrizio Valerio, ed ovviamente anche su TikTok, visto che è di questo che parliamo, dove sono sempre Fabrizio Valerio. Ed eccoci qua ragazzi, nuovo TG Talk, nuove notizie super super shock che vi devo raccontare. Infatti a grandissima richiesta torniamo a parlare dei nostri tanto amati drama. Anzi, quello di oggi in realtà è un vero e proprio dissing super super shock che si è creato attorno ad un trend di TikTok. Oh mio Dio, sono super emotionated. Il trend in questione è ok 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 la 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 la. Cosa? Che cosa sto dicendo? Perché qualcuno di fronte a io che dico ok 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 la 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 la, ovviamente immagino queste facce del tipo cosa che state a di? E diciamo che se avete la mia età o comunque insomma se non siete avvezzi dei social, posso capire che ok 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 la 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 non significhi assolutamente nulla nella vostra mente, e vi capisco. Anche perché fino a qualche tempo fa anche io non ero a conoscenza di questo modo di dire, ma vedendo, guardando molto TikTok e soprattutto avendo occhi e orecchie aperte a tutto ciò che succede su TikTok Italia, beh, sono qui a raccontarvi tutto quanto, anche che cos'è questo trend di ok 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 la 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 la. Su TikTok ormai è diventato letteralmente virale questo video. In questo video, che originariamente in inglese, c'è scritto: ci sono due tipologie di persone che cantano When I See You Again, cioè See You Again, quella bellissima canzone di Fast and Furious, che ricordo ovviamente l'attore Paul Walker, che è venuto a mancare qualche anno fa. Anzi, fatemi dire che è stato bellissimo vedere sua figlia, no? Nel nuovo Fast and Furious 10 a Roma, sono stati fatti tantissimi video, quindi veramente veramente bello, cioè tutto veramente molto bello. Ma la canzone, appunto, vi dicevo, See You Again, una delle più amate, no? E che cosa succede? Succede che, almeno io credo che sia questa la canzone, poi ditemi se sto sbagliando. Comunque, questa canzone può essere cantata da delle persone che, insomma, sono un po' tristi e la cantano così, o da persone invece che vogliono far festa, si vogliono divertire e la cantano a squarciagola. Questo per dire che cosa? Che questo trend nasce proprio dalla differenziazione tra due tipologie di persone. Abbiamo da una parte gli ok ok ok. Chi sono questi ok 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 che vengono detti ok ok ok? Beh, sono quelle persone un po' più introverse, un po' più, diciamo, riservate, non hanno molti amici, non si fidano tantissimo delle altre persone e cercano di stare per i fatti loro. Cioè, tipo, in una festa di certo non sono quelli che parlano con tutti, si divertono con tutti, sono quelli che stanno più in disparte, mettiamola così. Ed ovviamente dall'altra parte ci sono i la la la, quelle persone che sono l'anima della festa, gli estroversi, quelli che veramente fanno
Pace, sì, pace no. Fanno amicizia con tutti quanti, ma soprattutto parlerebbero anche con i sassi, cioè tipo mia nonna, secondo me, è una la, perché ogni volta che andiamo in vacanza parla con chiunque. Beh, in realtà lo faccio anche io. Vabbè, comunque, a parte questo, sì, il trend è esattamente questo. Ci sono le persone ok, introverse, dall'altra parte ci sono invece i la, quelli che, insomma, ve l'ho detto, no? Super estroversi, super socievoli, eccetera, eccetera. Questa distinzione tra persone ok, la, ha dato il via a tantissimi video su TikTok. Moltissime persone hanno detto io sono ok, io sono la. Ma ad un certo punto ci sono state anche delle persone che hanno deciso di dire: ma le celebrities sono più ok, o la. Prima fra tutte è stata questa ragazza. Lei si chiama Emma, ma su TikTok la trovate come Ella's Books. Ha 14 anni e fa tantissimi video davvero molto molto interessanti. Io in questi giorni ne ho guardato qualcuno e devo ammettere che anche su temi molto importanti, molto seri, una ragazza così giovane, di soli 14 anni, ha veramente le idee molto chiare e soprattutto è secondo me un bel esempio da seguire per i più giovani. Quindi, Emma, non ci conosciamo, ma io ti mando un grandissimo abbraccio virtuale. Perché dico così? Perché purtroppo parleremo poi anche di qualcosa che l'ha toccata in prima persona, ma andiamo con ordine. Emma, voi la vedete appunto sui social, su TikTok come Ella's Books, e ad un certo punto ha avuto questa idea, cioè quella di chiedersi: ma le celebrities, le celebrità sono più ok, o la. Beh, questo è quello che ci ha raccontato proprio Emma in un video che è letteralmente diventato virale. Guardate. Le celebrità sono ok, e quali la. Premessa, non ho i capelli unti, ma sono bagnati perché mi sono appena fatta la doccia. Partiamo subito da Billie Eilish. Forse vi sembra strano, ma è palesemente un la. Lo stile può essere ok, però lei è un tesorino, raga. Cioè, guardatela, è palesemente un la. Olivia Rodrigo è un la, ma a momenti è anche un ok. In questa foto mi dà lo stile di la, ma vibes di ok. Non so se mi sono spiegata. Dipende dai momenti. Harry Styles, ok. No, scherzo, è un la. Lui è un angioletto, un agnellino, la. Timothy, se non lo conosci, è un ok. Ma quando lo conosci capisci che è palesemente un la, che è tipo uno di quei fidanzati strapremorosi che ti compra un sacco di peluche, cioccolatini, quindi la. Poi il nostro bellissimo Louis Tomlinson, che si può anche capire dalla foto, ok. Lui mai stato, mai è e mai sarà la, per sempre ok. In tempo zero tantissime persone le hanno lasciato dei commenti sotto questo video davvero imbarazzanti. Molte persone l'hanno presa in giro, molte persone hanno anche un po' ironizzato, se vogliamo, su questo video. Certe persone però lo hanno fatto in maniera davvero poco carina, fatemelo dire. Che cosa succede? Succede che adesso starete vedendo in sovrimpressione alcuni dei commenti che sono stati lasciati sotto quel video, che al momento invece non ne presenta neanche uno, proprio perché, vista la grandissima mole di messaggi negativi, di insulti ricevuti, Emma ha deciso di chiudere i commenti e di disattivarli. Credo che questa sia stata una scelta più che giusta, ma che cosa succede? Succede che parallelamente a questi insulti, parallelamente alle persone che la criticano, dall'altra parte ci sono anche delle persone che hanno deciso di imitarla, che hanno deciso di fare delle vere e proprie parodie di questo celebrità ok, la. E state bene attenti, ad un certo punto diventa altrettanto virale un altro video. Un video fatto da una creator che si chiama Martina Crucu. Lei che dell'ironia, del sarcasmo, del non so come altro definirlo, insomma, dell'ironia ha fatto la sua chiave di volta, la sua parola chiave dei contenuti che appunto pubblica qua sui social. Martina si è lasciata andare ad una parodia di ok, la, ma con dei personaggi assolutamente trash. Diciamo che è una rivisitazione del format di Emma in chiave ironica, ma soprattutto trash, anche perché, spoiler,
Tra i personaggi analizzati da Martina c'è la queen assoluta Rita De Crescenzo. Guardate. Celebrità sono ok, e quali la. Partiamo con Rita De Crescenzo. Lei, allora, potrebbe sembrare per il suo stile un ok, ma la sua voglia di far festa nella capitale trentina dove è nata ci fa chiaramente pensare che lei invece sia proprio un la. Donato DiCaprio è palesemente un ok. No, scherzo, ci avete creduto? No, lui è un agnellino. Guardatelo, raga, è palesemente un la. Eleonora Ferruzzi per me è sicuramente un ok. Infatti, nonostante comunque la sua cucciolosità, io non riesco a vederla come un la. Secondo me nasconde un lato oscuro che me la fa vedere solo come ok. Assunta Capuzzo è un la. Infatti, se non la conosci, penseresti magari che può essere un ok, ma poi quando vai a conoscere nel personale è un tesorino, raga, davvero, secondo me è proprio è un Ed il video di Martina ha davvero diviso, spaccato in due l'opinione pubblica del web. Da una parte c'è chi lo ha guardato e si è fatto una risata, dall'altra invece c'è chi ha criticato la creator per aver, diciamo, imitato, per aver anche in un certo senso preso in giro proprio la piccola Emma. Cosa succede? Succede che questo video appunto fa il giro di tutto il web, tutti ne parlano, tutti amano oppure odiano Martina Crucco e ad un certo punto queste immagini arrivano dritte dritte alle orecchie e sotto gli occhi della diretta interessata, Emma. Ma Emma, in tutto questo, come avrà risposto? Passano 6 giorni, più o meno una settimana, da quando lei ha condiviso il suo trend di ok, la, con tutte le celebrities e beh, diciamo che ad un certo punto si è trovata costretta a parlare una volta per tutte sul suo profilo TikTok. Infatti, Emma si lascia andare ad un vero e proprio sfogo, sfogo nel quale parla degli insulti che ha ricevuto, parla veramente delle tantissime critiche che l'hanno inondata in questi ultimi giorni e per ultimo ci parla anche di questa imitazione che non le è per niente piaciuta e che è stata fatta da Martina Crucco. Ascoltiamo insieme quello che è stato il duro sfogo pubblicato sui social proprio da Emma. Guardate. Oggi sono qui per parlarvi di tutto l'odio che sto ricevendo. Io onestamente non volevo registrare questo video, ma la situazione sta degenerando. Qualche giorno fa ho fatto un video dove dicevo quali secondo me celebrità fossero ok e quale la. Che è un trend, se non lo conoscete non è colpa mia, scorrete il video. Questo video io l'ho fatto per divertirmi perché essendo il mio profilo io posso postare tutto ciò che voglio. A meno che non vada ad insultare o criticare una persona. Perché lì diventa cyberbullismo. Avete completamente sommerso di insulti. Potrei scorrere all'infinito, sono solo insulti. Infatti mi è toccato disattivare i commenti. E se tu che stai guardando questo video hai commentato insultandomi o anche facendo una battuta, forse non lo sai, ma può essere considerato cyberbullismo. E io volendo ti potrei anche denunciare per questa cosa. E poi questa ragazza ha deciso di fare un video per prendermi in giro. Le ho scritto, lei diceva che non era vero. Ma se guardate il video, gesticola come gesticolo io, che è una cosa che ho sempre apprezzato di me è il modo in cui gesticolo. E lei invece me l'ha messa come se fosse una cosa negativa, come una cosa per prendermi in giro. Anche le cose che dicevo le ha fatte come per prendermi in giro. Questo video è completamente una presa in giro. E per le persone che dicono no, è ironia, non è ironia. Pensate, voi avete fatto un video completamente per divertirvi e vi arriva una praticamente parodia del vostro video per prendervi in giro. I commenti sono tutti pieni di odio. Io non so se vi rendete conto, ma io ho 14 anni, voi state insultando una ragazza di 14 anni. Poi siete tutti no al bullismo, ma questo è proprio il bullismo di cui si parla. Io ragazzi, questa ragazza ho cercato di risolvere in privato come una persona matura, però mi ha lasciato visualizzato. E se vi posso dire la verità, è stata una cosa davvero infantile. Io cerco sempre di essere gentile con tutti, però una volta che mi fai un video letteralmente contro dove mi prendi in giro, non puoi aspettarti una risposta gentile. Io onestamente da parte di questa ragazza mi aspettavo molta più maturità, non andare a prendere in giro e fare una specie di parodia sopra il video di una ragazza che ha fatto per divertirsi, dove cita le stesse cose che dico, gesticola come me. In pratica deve aver imparato a memoria il mio video, deve averlo visto 3.000 volte. Io veramente ho cercato di essere più gentile che potevo, ma come faccio ragazzi? Ditemelo voi come faccio. Le ho scritto, le ho riscritto, ho risposto, ho messo le storie Instagram, nessuna risposta, questo è l'unico modo.
Però veramente pensateci, io ho 14 anni, voi come vivreste una situazione del genere? Molti mi hanno detto prendila sul ridere. Dopo uno, due, 10 commenti la prendo sul ridere. Ma quando si arriva a 6.000 commenti di soli insulti e video contro, voi come reagite? Poi io credo che questa ragazza abbia avuto 14 anni e sappia cosa vuol dire. Infatti è stato un gesto davvero immaturo, secondo me. E diciamocelo, il discorso di Emma è stato veramente molto toccante. Ascoltare una ragazza che ha 14 anni e che parla, insomma, di tutto quello che è successo in questa ultima settimana, e cioè di persone che l'hanno veramente tanto offesa, di questa imitazione che non le è piaciuta, a me si è stretto un po' il cuore, perché l'ho vista veramente molto provata, molto triste per tutto ciò che sta accadendo, e credetemi, questa cosa non può andare avanti. Una ragazza di 14 anni, ma poteva averne anche 10, 20, 50, non può trovarsi veramente di fronte a così tanto odio online. Perché cosa? Per aver fatto un trend, per aver detto le celebrities sono più ok, la 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 la. Cioè, capite che è del tutto assurdo, no? Cioè, quello che mi ha fatto veramente specie in tutta questa vicenda è che le persone se la siano presa con lei per che cosa? Per un trend, cioè per un gioco. Capite che dire, beh sì, dai, se conosci una celebrity, poi lei comunque è abbastanza la la la, non è più ok. Cioè, comunque questa ragazza ha semplicemente fatto un trend, ha semplicemente detto quello che pensava su alcuni personaggi famosi, e questo è il risultato. Cioè, tantissime persone che veramente l'hanno attaccata senza alcun motivo. Ed io sono assolutamente dalla parte di Emma, perché questa cosa non può andare avanti, non ci può continuamente essere del cyberbullismo fine a se stesso. Perché cosa? Perché non ti piace una persona. Se le persone non vi piacciono, e questa è una cosa che dico da sempre, siete pregati di andare avanti, di scorrere, di non guardare neanche il video. Anche perché fate semplicemente l'interesse di chi ha pubblicato quel video se lo guardate. Quindi se non vi piace, ma bloccatela anche quella persona. Non seguitela, non guardate i suoi contenuti. Quindi, cioè, è molto semplice. Non serve per forza lasciare dei commenti negativi, ma soprattutto degli insulti. Perché finché sono delle critiche costruttive, sono ben accette. Non si sente bene il video, potresti migliorare questo, potresti parlare di questo, ma perché fai questi contenuti? Io ti vedrei meglio a fare questo. Bene, bene, accette queste critiche, ma quando si va a veramente ledere la dignità di una persona, quando si va ad insultare una persona, beh, credetemi che i commenti non sono per nulla ammessi. Detto questo, che cosa succede? Ovviamente le parole di Emma sono arrivate alla diretta interessata di questo racconto, no? Perché in una prima parte Emma ci parla di questi insulti che ha ricevuto, li fa anche leggere. Dall'altra, ad un certo punto, nella seconda parte di questo video, parla proprio di Martina Crucco, questa ragazza che l'ha imitata. Questa parodia non è piaciuta e, insomma, Emma ci è rimasta veramente tanto tanto male. Come avrà risposto Martina Crucco di fronte a questa reazione di Emma? Beh, ascoltiamo insieme ciò che ha detto, perché si è lasciata andare ad un lungo discorso proprio fatto su TikTok. Guardate. Ho deciso di fare un video per prendermi in giro. Giuro, ci ho sperato fino all'ultimo di non fare questo video, anche perché mi sembra una cosa assurda, gigante, quella che sta venendo fuori. La ragazza in questione pubblica 6 giorni fa un video in cui essenzialmente dice quale celebrità per lei sono ok, quali la 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 la. Quando io mi ritrovo nei per te questo video, aveva già 800.000, mi sembra, visualizzazioni, e i commenti erano quel che erano. Ma io non mi sono nemmeno soffermata a leggere uno per uno, semplicemente ho visto il video. Mi ha fatto ridere non la ragazza, poteva chiamarsi Mariuccia, poteva chiamarsi Pina, mi faceva ridere proprio il format. Cioè, non l'ho capito, nel senso, quindi ho detto facciamoci un video. Sicché io il 13 di maggio mi appunto sulle mie idee, sulle mie note, che io appunto tutto, fai video che ho che la la la, ma con personaggi trash, perché la mia idea era di fare una parodia di questa cosa. Non ho scritto prendi per il sedere questa persona. I commenti di odio di cui si lamenta questa ragazza erano già sotto il suo video, già prima che io facessi il mio. Ma il mio video, non ho fatto un video, diciamo, d'odio, anzi è semplicemente una parodia in cui io non la prendo in giro come persona per quello che è, per il suo aspetto fisico, per niente. Io lei nemmeno la conosco, ma non per sminuirla in qualche modo con questa frase, ma perché cioè, effettivamente non ci conosciamo. Lei magari non conosce me, io non conosco lei, quindi non la prendo in giro per
come lei o per il suo aspetto fisico, non potrei. Semplicemente la sua gestualità o comunque le parole che ha usato, potevo usarle chiunque, a me hanno fatto ridere e le ho riportate con dei personaggi trash di sfondo per fare una parodia. Io non posso prendermi la colpa dell'odio che c'era già sotto il suo video prima ancora che io facessi il mio. Cioè, se al giorno d'oggi viene considerato insulto riprendere in 30 secondi di video magari un po' la gestualità o due parole che ha detto una persona, a sto punto, raga, non possiamo più parlare, cioè nessuno può più dire niente. Di queste cose mi fa sempre sorridere il finto buonismo delle persone che fanno i paladini della giustizia, ma poi sono loro in realtà quelli che realmente insultano, perché questo è un insulto, non quello che ho fatto io. Questo è un insulto. Lei addirittura è scioccata, ma raga, di cosa? E io, di fronte a quello che è stato il messaggio che Martina Crucco ha voluto mandare ad Emma, io non ci ho visto veramente, dico sinceramente ciò che penso. Quando ho visto quel video, quel famoso video che è diventato virale di Martina Crucco, che imitava, faceva una parodia di Emma, non mi è sembrato dal minuto zero proprio che lei volesse offendere Emma in quanto persona, in quanto lei come persona, no? Voleva semplicemente fare una parodia di un trend che ha trovato simpatico su TikTok Italia. Io veramente non credo, poi non conosco Martina Crucco, ma diciamo che veramente non credo proprio che questa ragazza potesse prendersela con una ragazza ancor più giovane di lei che ha 14 anni per offenderla, per screditarla. Credo che abbia semplicemente voluto, in maniera ironica, come spesso fa sui social, parlare di un trend che l'ha divertita, punto e basta. Questo è il mio pensiero. Mi dispiace ovviamente che Emma se la sia presa, che non le sia piaciuta questa parodia, ma Emma, credimi, ascolta bene queste parole perché ti serviranno per il futuro. Nel momento in cui un tuo contenuto, un tuo video, una tua foto, qualsiasi cosa, scatena tutto questo, e cioè gente che ti imita, gente che addirittura fa le parodie del tuo video, vuol dire che quello che stai facendo riscuote successo, vuol dire che quello che stai facendo è interessante, perché altrimenti nessuno si andrebbe a mettere lì ad imitare una persona che non è interessante, che non è comunque, come posso dire, che non attrae qualcosa, perché le persone, i personaggi più imitati della storia sono sempre stati anche i più interessanti, appunto. Facciamo l'esempio, no? C'è questa famosissima imitatrice che si chiama Virginia Raffaele, ragazzi. Lei una vera e propria artista per quanto riguarda le parodie, ma soprattutto le imitazioni. Belen, la sua principale imitazione che l'ha resa famosa è stata proprio quella di Belen. Belen si è fatta grandissime risate a queste imitazioni. Forse inizialmente c'era un po' di "ma che sta succedendo?", ma insomma, Belen la conosciamo tutti quanti e l'hanno imitata tantissime, tantissime persone. Quante volte abbiamo sentito dire "oh mio Dio, guarda, mi è caduta la spallina davvero"? Sempre, ragazzi, sempre, 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 anche addirittura sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo. Questo per dire che cosa? Che nel momento in cui vieni preso in giro, tra virgolette, ma nel senso di imitato, ti fanno delle parodie sopra, vuol dire che stai andando nella parte giusta. Quindi ricordatelo tutti quanti, quando vengono fatte delle imitazioni, delle parodie, ovviamente per far ridere, vuol dire che ciò che avete fatto agli occhi degli altri è molto, molto interessante. Quindi veramente, Emma, prendi ciò che c'è di buono in tutta questa situazione e fanne tesoro, perché credo che, insomma, questo consiglio sia giusto dartelo, soprattutto perché sei molto giovane, soprattutto perché sei piccolina ancora, no? 14 anni, magari qualcosa ti può sembrare strano, ti può dar fastidio, ma magari qualche anno più tardi dici "ah, effettivamente quella cosa che è successa mi doveva far capire, no?" Che comunque vai nella parte giusta, credimi. E guardando il suo profilo, credo che sia una delle creator più giovani che non fanno parte di House, di TikToker, eccetera, eccetera, che veramente può andare lontano. Mi ricorda, adesso sto per fare un paragone incredibile, ma mi ricorda molto gli albori di Sofia Viscardi, e questo è quello che penso. Poi, insomma, fatemi sapere voi nei commenti che cosa ne pensate. Ne hanno parlato tutti, ne hanno parlato anche gli amici di Web, di questo dramma incredibile per quanto riguarda "ok ok ok la 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 la", che vedevo di... Beh, arrivati a questo punto, fatemi sapere ovviamente voi qui sotto nei commenti cosa ne pensate.
Ma soprattutto dovete farmi sapere se voi vi sentite più ok o la la la. Io mi sento più la la la, onestamente, anche se a volte ok non guasterebbe, ma devo ammettere che mi sento più dalla parte di la la la. Il video può finire qui, spero tanto che vi sia piaciuto e se è così lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e qui sotto trovate tutti i miei social dove potete seguirmi. Io e Mark vi salutiamo e noi ci vediamo in un prossimo video, vero Mark? Vai, saluta! Mark... Vabbè ragazzi, anche oggi noi ci abbiamo provato. Ciao!